Oggi parliamo della modifica della legge Fini-Giovanardi, una proposta strutturale del Movimento 5 Stelle che si pone l'obiettivo di modificare questa assurda legge che non ha previsto distinzioni tra droghe leggere e droghe pesanti, quindi di fatto equiparando la cocaina, per esempio, alla marijuana. Questa legge ha creato il sovraffollamento carcerario insieme a altre leggi vergogna del governo Berlusconi e ha di fatto distolto le forze dell'ordine da cose ben più importanti che rincorrere i ragazzi per un semplice spinello. Oggi vi spieghiamo un attimo di cosa si tratta la nostra proposta, che andrà sul portale del Movimento 5 Stelle. Il primo punto della nostra proposta di legge è lo spostamento della cannabis indica dalla tabella 1 alla tabella 2. In questo modo si vuole differenziare quelle che sono le sostanze cosiddette droghe pesanti dalle cosiddette droghe leggere. Infatti in tabella 2 ritroviamo le sostanze ad blando effetto stupefacente, mentre in tabella 1 ritroviamo le cosiddette droghe pesanti quali eroina o cocaina. Il secondo punto della nostra proposta di legge invece prevede la possibilità di coltivare fino a 4 piante di cannabis indica in un luogo predeterminato, previo al pagamento di una tassa di concessione governativa. In questo modo solo i maggiorenni potranno anche usufruire di cannabis e cederla a titolo gratuito in quantità basse, si parla quindi di 5 grammi lordi di sostanza. Inoltre c'è il dimezzamento di tutte le sanzioni per quanto riguarda le sostanze presenti in tabella 2, tra cui appunto la cannabis indica. Il terzo punto della nostra proposta di legge prevede l'eliminazione dell'arresto obbligatorio per le sostanze presenti in tabella 2. Inoltre, appunto, si vuole eliminare anche gli illeciti amministrativi, quale la sospensione della patente di guida o la sospensione del passaporto, dalle stesse sostanze previste nella medesima tabella. Da oggi questa proposta di modifica della Fini-Giovanardi sarà presente sul portale Lex del Movimento 5 Stelle, quindi ci aspettiamo le vostre critiche e i vostri suggerimenti per modificare questa legge, quindi lavoriamo insieme ricordando che questo non è che l'inizio.